Com'è nata l'idea di questo spettacolo Derby Cabaret? Guarda, è un locale storico il Derby, dove sono nati migliaia di comici, migliaia, non dico a caso, tantissimi comici italiani più famosi sono nati tutti al Derby. Così io e Luisa abbiamo deciso di introdurre il Derby in teatro e riportare alla luce un vecchio mito di Milano. Sì, Maurizio mi ha coinvolto in questa esperienza bellissima, tra l'altro già 3 anni. Sì, lo facciamo, è sempre andato in crescita, sempre no? In crescita. Sta diventando un punto di riferimento. C'è molta attesa da parte delle persone, sempre il teatro pieno, e questo ci dà molta soddisfazione. Sì, moltissimo, anche perché il Derby poi non è neanche uno spettacolo, se vogliamo dire, no, è un po' un happening. C'è Luisa che canta, c'è una band pazzesca, ogni volta ci sono comici diversi, ci sono i coach, ci sono i comici in gara, una gara, c'è una giuria, ci sono sempre accade sempre qualcosa. E come hai detto tu, è uno spettacolo sempre differente, quindi la gente ritorna perché vuole seguire. Sì, ci abbiamo gli abitué, i fans. Sì. Ok, e come ha risposto il pubblico di Guidonia a questo spettacolo, che insomma non è uno spettacolo solito, è un po' originale. Sì, forse Guidonia non era abituata, secondo te? No, ho risposto benissimo. E infatti noi diciamo forse veniamo da Milano perché c'è un linguaggio un po' diverso, no? Ovviamente, però è stato un vantaggio prendere i comici, magari un paio di comici sul territorio, però il format è fortissimo, forte, non ce l'aspettavamo, anche perché è un pubblico di abbonati, questo di questo teatro, no, mi sembra, e per cui gli abbonati di solito sono un pochino snob sugli spettacoli che vedono, invece mannaggia, più di Milano, dai, coinvolgente. Hanno adesso cantato, hanno tenuto il ritmo, hanno dirlo, le... però, mamma mia. Ok, vi va di farci un saluto? Certo. Dai, un saluto a tutti, a tutto il pubblico di Guidonia.